No, just today. Sorry? I don't remember. I don't want to say, but she said congratulations, well done. But I was a little bit confused, so I don't want to tell you wrong. Thinking back on your career, is there anyone that you would want to dedicate this to that really helped you get to this moment? Well, of course, all my family, all the person that worked with me for a long time, my coach, my physio, my everything, and all my team. That's it. You called it the best moment of your life in the on-court interview. Sí. Yeah, yeah. It's true. No, it's true. It's true. It truly is the best moment of your life to have that this victory today. Yeah. Considering that the U.S. Open has made an Italian coffee sponsor, have you had any of the coffee this year? Ah, scusa, non me lo vedevo. No, I don't understand you, sorry. The U.S. Open has an Italian coffee sponsor. Lavazza. Coffee. I like so much coffee. Really. Have you had any this year? Yes, in the restaurant. Yes, upstairs. But I like macchiato, you know, with a little bit of milk. Okay. Much better. With some milk. Okay. Thank you, we'll switch to Italian now. Thank bravi, you. Vai. Come è andata? Sono brava. Cazzo, avevo chiesto pure un traduttore perché ho detto adesso mi massacrano, io non so rispondere. Perfetto. Sto sudando. Certo. Campione. Grazie. Poi se vuoi io quella partita del 2013 ce l'ho. No, grazie, non la voglio rivedere, butta il cesso, scherzo. Nel caso. No, tranquillo. Vai. Allora, ecco. Vabbè, ora no, ma posso perché in inglese sono veramente una ciuccia. Intanto, non so se chiederti, durante la partita, alla fine, qual è stato il momento, c'è un momento più emozionante degli altri e qual è stata la chiave? No, non lo so la chiave, io ho iniziato che ero molto tesa, uno può pensare, giochi un sereno, non hai niente da perdere, giocati sta semifinale, però è ovvio che sei teso. E nonostante questo sono andata 2-1 in servizio e poi mi sono sentita un po' travolgere, cioè mi ha messo subito molta pressione addosso e soprattutto sulla seconda mi veniva sempre dentro, me la vedevo sempre molto aggressiva e ho perso il 6-2, però nonostante questo ho pensato di rimanerle un po' attaccato, cercavo di fare qualcosina in più sempre quando serviva lei, che era molto difficile breccarla, cioè capire dove mi serviva avevo difficoltà. E non mi ricordo neanche quando le ho fatto il break nel secondo set, devo dirti la verità. 4-3. No, tre pari sono andata, non mi ricordo, vabbè, insomma, settimo game. E, ho vinto un buon set e al terzo ho visto che lei era molto nervosa e questo mi ha aiutato tanto. Però nel terzo lei è andata avanti 2-0. Sì, ma male, i primi game male, male da parte mia. Lei sì, solida, si aiutava molto col servizio, però 2-0 al servizio l'ho breccata subito e lì mi ha aiutato, perché se fossi andata 3-0 già forse sarebbe stato più duro da riprendere. E poi mi ha aiutato tanto il fatto dei due doppi falli, che si è aiutata sempre molto col servizio, invece ho visto che era tesa, si incitava molto, cercava un po' l'aiuto del pubblico, quindi dentro di me cercavo di farmi forza con queste cose, nel senso che dicevo che poteva continuare a sentire un po' di tensione. A un certo punto quando
fatto quel punto fantastico, ti sei visto bene, cosa hai detto? Vabbè, vabbè, lì uno non si controlla, però... sì, vabbè, ma era un po' un urlo un po' liberatorio, nel senso che è normale che il pubblico fosse per lei, cioè era scontatissimo, quindi... Però ho detto dai, qualche applauso anche per me, ogni tanto l'ho presa un po' così, ecco, un po' sul ridere, anche perché... erano momenti un po' tesi, quindi dentro di me cercavo anche di non pensare troppo al valore della partita in sé, quindi di cercare di essere più tranquilla possibile, di godermi quei momenti che chissà se ricapiteranno mai. Sì, perché proprio da quel momento in poi anche che tu... Ma tu mi hai fatto la domanda in inglese, mi parli in italiano? Non lo sapevo. Porca miseria, almeno ti rispondevo. Dai, dimmi. No, dicevo, da quel momento in poi il pubblico è un po' girato. Sì, un pochino sì, devo dire la verità. Sì, un pochino l'ho avvertito questa sensazione, però ovvio che tifavano per lei, dai, forza, era normalissimo. Secondo me per il momento migliore della mia vita. Sì. Ma un po' tutto, comunque sono belle soddisfazioni. Io personalmente non credevo mai di poter fare un torneo del genere, di poter battere Serena a New York sul centrale, lei che cercava questo grande slam per fare, come si dice, la storia, nel senso che... E quindi infrangere questo sogno a Serena un pochettino mi fa effetto, è ovvio che io sono molto contenta e mi dispiace un po' per lei, sarà incazzata nera, però... Ecco, ti rendi conto, ecco, che questa qui è una partita che al di là della tua vittoria della tua finale verrà ricordata tutte le volte che si parla di Serena Williams, che non è riuscita, se almeno che ci riesca l'anno prossimo. È strano, cioè, può pensare ho perso con una che fa il back, che tira piano, che insomma così, però ogni tanto i miracoli succedono, ragazzi. Sì, no, ma sicuramente verrò ricordata come quella che ha infranto un sogno, comunque un sogno della Williams, questo sicuramente. Sì. Sì. Mamma mia. Sì. Lei dice che lei si è commossa, in realtà lei è un po' sgridata, proprio in realtà oggi sei tu che lei è un po' commossa in campo. Vabbè, ma io l'ho sgridata perché lei ha visto sto video, iniziava a dire "Madonna, come eravamo piccoli, mi viene da piangere". Ho detto "Dai, su che non siamo piccoli", insomma, cercavo un attimo, non è che l'ho sgridata così. Però pazzesco perché passare veramente da... Non so neanche di quanto, quando era quel video, se 15 anni fa, non mi ricordo. Cioè, tantissimi anni, ritrovarsi qui e a giocarsi una finale di uno slam, già quando ho perso con Flavia un paio d'anni fa, era un quarto di finale, e io mi giocavo l'ingresso nelle top 10, pazzesco, cioè, c'ho sempre la pennetta dietro, cioè qualsiasi cosa faccio c'ho sempre questa pennetta, oh porca miseria, oh. Minchia, è il mio incubo, che devo fare? Se vinci, che numero diventi? No, non me lo dire, per cortesia. No, non ci credo, mi pare sfiga. Se c'è così, sono 2-1 di 5 punti? Sì. Penso a te. Roberta, 6 mesi fa tu e Sara avete deciso di terminare la vostra cooperazione in doppio, sì, dopo tanti successi, per concentrarvi sul singolare. Sì. In singolare le cose stanno andando bene. Che peso attribuisci a quella decisione nel successo che sei riuscito? Ma un peso... sì, uno si concentra un po' più sul singolo, però in questo torneo io ho dato il massimo anche in doppio con Karin, quindi non è che ho completamente lasciato il doppio per concentrarmi sul singolo,
però probabilmente quando vinci tanto in doppio, comunque ti togli tante soddisfazioni in doppio, forse pretendi qualcosa di più dal singolo. E quindi questo mi ha aiutato un po' anche l'energia, il fatto comunque con Sara abbiamo fatto cose pazzesche. E quando entri in doppio da numero uno, devi tenere quella classifica, perché siamo le numero uno e tutto il resto, quindi hai molta più pressione. Quando giochi un doppio, come in questo caso per me con Karin, è un doppio un po' più tranquillo e quindi anche meno energie nervose che si sprecano e tutto, quindi nonostante questo io non escludo il doppio, cioè io non è che non lo voglio più giocare, però forse sto dando il peso giusto ora come ora un po' più al singolo. Senti, prospettiva domani. Sì. Adesso stiamo parlando di una grande impresa. Sì. Non è che psicologicamente devi stare attenta a pensare che questo ti possa portare domani con un po' di tensione in meno rispetto a Flavia? Ma domani saremo due corde di violino tutte e due, no, sicuro. No, ma questo io non penso che sono nella storia tutto il resto. No, sicuramente saremo tese tutte e due, sicuramente la felicità tante volte ti dura veramente poco. Cioè, oggi hai battuto la Williams, sei felice, già domani devo pensare che ho la partita, c'è una finale contro un italiano, cioè tante volte uno non riesce neanche a godersi questi bei momenti perché hai sempre uno step in più da pensare e tutto il resto. Quindi quello che mi sono detta anche con il mio allenatore adesso è di godermi questa vittoria, questa partita, e poi domani uno penserà, ma non già pensare oddio domani c'è una finale di uno slam, perché sennò uno non è mai contento. Cioè, allora poi se dovesse andare male, amen, abbiamo fatto tutte e due un torneo pazzesco, io ci avrei messo 50 miliardi di firme per arrivare in finale, e domani sarà una partita difficile penso per tutte e due. Io sinceramente non ho niente da perdere, quindi in classifica è messa meglio lei, io gioco, darò il 120% e si vedrà. Se Flavia domani si proponesse di dividere il Montepremi e poi giocarsela, accetteresti? Assolutamente no. Non si può fare. Assolutamente. Allora, io sono nata a Taranto e lei è nata a Brindisi e sono 65 km di distanza, quindi giocavamo praticamente sempre insieme nei tornei regionali. E arrivavamo sempre in finale io e lei perché eravamo le più forti della regione, e da piccola vincevo sempre io perché lei era nevrotica, cioè non era completamente, io ero un po' più tranquilla, riuscivo a gestire bene la partita e tutto il resto. Ci siamo allenate per tanti anni insieme, abbiamo giocato il doppio insieme, abbiamo vinto il Roland Garros, che cos'altro abbiamo vinto, il Bonfiglio, l'Avvenire, abbiamo vinto un sacco di doppi. Poi lei si è andata ad allenare da un'altra parte, da lì le strade si sono anche un po' divise, però ci conosciamo veramente da quando abbiamo 13 anni, 14 anni, giocavamo insieme gli under 13, under 14, sì. Ok, thank you. Grazie ragazzi.